sabato 24 marzo 2018 allo storico Palazzo Datini di via Serlapo Mazzei a Prato è stata inaugurata di fronte a un foltissimo pubblico, come potete vedere dalle immagini che la regia vi proporrà, credo da questo momento in insert, la mostra Artisti a Prato, una mostra promossa dall'Associazione Toscana Cultura con la Fondazione Casa Pia dei Ceppi. Insieme a me c'è il professor Walter Bernardi, che ne è il presidente e che visibilmente contento ha visto questo palazzo, il suo storico cortile, le sale interne che oggi sono, ospitano un museo, stracolmo di pratesi. E questa è stata anche una nota polemica, perché ha detto: questo palazzo è conosciuto in tutto il mondo, forse a Prato è meno conosciuto che negli altri paesi dell'Europa e del mondo. Accanto al professore, qui alla nostra postazione, c'è un altro volto conosciuto dai telespettatori, quello dell'attore Alessandro Calonaci, che poco fa ha regalato agli artisti presenti, al pubblico, una sua personalissima performance per ricordare i maledetti toscani di Curzio Malaparte, che era nato a poche centinaia di metri da qui, ha studiato a poche centinaia di metri da qui al convitto Cicognini e che verrà ricordato, ma di questo ne parlerà lo stesso Alessandro col professor Walter Bernardi nei prossimi mesi, perché siamo quest'anno nel 120esimo della nascita del grande Curzio Malaparte. Ma io devo dire, ringrazio enormemente Fabrizio Borghini, perché stamattina veramente ha fatto un grande regalo alla città di Prato con questa iniziativa che ha portato tantissima gente qui nel nostro palazzo, e mettendo insieme, grazie alla performance qui di Alessandro, questi due nomi, questi due protagonisti assoluti della storia di Prato, conosciuti forse più lontano dalle rive del Bisenzio che a Prato, dove molti ancora continuano a portare avanti dei discorsi magari che tendono a ridurre la fama di questi due grandi personaggi che onorano la città di Prato e che fanno grande questo palazzo, che deve però, personalmente è un impegno che io mi sono preso con la città, deve essere conosciuto, vissuto, frequentato, perché qui c'è passata la storia ed è giusto che questa storia sia conosciuta anche attraverso queste iniziative che possono sembrare un po' in controtendenza, mettere insieme la storia del Medioevo o la storia dell'arte contemporanea, ma fanno solo bene a questo mondo, a questa città, alle persone che vogliono bene a questo palazzo. Io nuovamente ringrazio gli amici qui con me che hanno reso possibile questa bellissima giornata. Allora, come verrà ricordato nel 120esimo Curzio Malaparte da parte vostra, di Palazzo Datini, della Fondazione? Allora, il Comune di Prato ovviamente sta mettendo in piedi un calendario che non siamo solo noi come Casa Pia dei Ceppi, come Palazzo Datini, ovviamente la Biblioteca Lazzerini, lo stesso Comune faranno delle iniziative. Io spero, noi comunque come Casa Pia dei Ceppi, proprio perché ci sentiamo in qualche modo responsabili di continuare a coltivare la memoria del passato della città, faremo delle serate, una di queste sarà quella con Alessandro Calonaci, con una performance su Maledetti Toscani, perché anche qui è vero che Maledetti Toscani lo conoscono tutti, se non altro il titolo, ma quanti l'hanno letto, quanti continuano a leggerlo, voglio dire, quindi mi sembrerebbe che come dire, ritornare anche a leggere, a far ascoltare queste cose, a parlare di questi che sono dei nomi tutelari un po' della nostra tradizione, e faccia solo bene. E quindi faremo come minimo un paio di serate, uno spettacolo teatrale pensiamo di fare, perché questa loggia deve essere vissuta, ricreata, frequentata, e veramente è, credo, l'ambientazione ideale per fare queste iniziative, non solo per conservare le memorie stantie del passato. Allora, Parliamo dell'oggi e del presente. Noi saremo presenti, ovviamente con largo anticipo avvertiremo, informeremo anche i nostri telespettatori per consentire a tutti di partecipare. Tu credo ti sia esibito per la prima volta in questo storico, sì, nella loggia e nel chiostro, che tra l'altro ha un'acustica eccezionale. Diceva bene il professore, e questo è un luogo adattissimo a fare operazioni del genere, ha un'acustica eccezionale. Io non ci ero mai entrato,
E mi sbalordisco della bellezza, un luogo di estrema bellezza, e qui davvero, se riusciamo intorno all'8-9 di giugno, sarebbe la data più adatta, perché il 9 di giugno è proprio la data di nascita del buon vecchio Curzio Malaparte, il più grande agitatore intellettuale insieme al Vate del Novecento, non ce lo scordiamo. Entrambi studenti del Cicognini. Entrambi studenti del Cicognini a Prato, Maledetti pratesi, altro che maledetti toscani. Allora noi faremo, come oggi ha fatto Alessandro al pubblico di Palazzo Datini, un omaggio ai nostri telespettatori proponendo l'intera interpretazione di un brano di Maledetti Toscani di Curzio Malaparte da parte di Alessandro, ma questo sarà alla conclusione del nostro servizio. Ha partecipato al vernissage anche il famoso collezionista pratese Franco Bertini, un collezionista attento a tutti i fermenti e alla crescita degli artisti che lui amorevolmente da tanti anni conosce e segue. Oggi si è particolarmente commosso perché un artista che quest'oggi doveva essere qua con noi, Vania Paolieri, è scomparsa da pochi giorni e Franco l'ha voluta ricordare e la ricorderà anche ai nostri telespettatori. Cioè, con Vania avevamo un rapporto di amicizia ormai da una decina di anni e sono rimasto veramente sorpreso di vedere il suo quadro vicino al quadro di Heredia, che abitualmente io andavo a trovare. Heredia e Vania nello stesso giorno, dicevo, vo a trovare Heredia, chiamo Vania e vo allo studio di Vania. E questo per me è stato un grande dolore. Poi con grande sorpresa vedo tanti artisti nuovi anche per me, no? Che io li seguo. Ecco, lo scopo di questa mostra e anche del libro che ha fatto scaturire la mostra è proprio quello di dare la possibilità agli addetti ai lavori come te, agli artisti, di conoscersi, di conoscere altri artisti, di conoscere anche il lavoro più recente. Sì, certo, perché io che seguo un po' proprio a tappeto tutti gli artisti pratesi sono rimasto meravigliato di tanti volti nuovi, diciamo, che non conoscevo. E quindi l'obiettivo di questa operazione è centrato? È centrato il catalogo e tutto, che va, che avevi già fatto un altro. E questo catalogo è il 29esimo catalogo della collana Artisti in Toscana. Ma su Artisti Pratesi ne avevi già fatto? È il primo, fatto. l'avevamo fatto anche. È vero. Alla Confartigianato. Me lo ricordo, ora me lo ricordo, sì, sono passati degli anni. Che vanno a legarsi coi tre di Riccomini, di Franco, certo, Riccomini, certo. Che vorrei ricordare Franco. E anch'io, con molto affetto, molta stima, ha dato molto al mondo del giornalismo e dell'arte in particolare. Ora che c'è un po' meno pressione di pubblico, in una delle sale Palazzo Datini riusciamo ad avvicinare l'impegnatissima questa mattina Lucia Raveggi, che per Toscana Cultura ha coordinato, ha sovrinteso a questo evento, perché chiamarla mostra o esposizione è un po' riduttivo. Questa mostra si è trasformata oggi in un vero e proprio evento per la città di Prato. Lucia, quanti sono gli artisti che hanno partecipato a questa mostra? Allora, hanno partecipato 70 artisti che sono presenti sul libro Artisti a Prato. È edito da Masso delle Fate, e è una mostra riservata agli artisti di Prato e del territorio. E un ringraziamento al presidente di questo posto stupendo, che veramente montare qui una mostra è stato veramente un'emozione, e un grazie a tutti gli artisti partecipanti. Vi invito tutti alla mostra. Però dobbiamo comunicare gli orari. Gli orari dell'apertura della mostra sono dalle 10 la mattina fino alle 18 il pomeriggio, tutti i giorni compreso i festivi. L'ingresso è libero. L'ingresso è libero. E c'è la possibilità di visitare anche il Museo di Palazzo Datini. Il Museo di Palazzo Datini, che assicuro che è veramente una cosa molto interessante. Ricordiamo che chi verrà a visitare la mostra fino al prossimo 2 aprile troverà in distribuzione anche il libro del quale ha fatto cenno ora Lucia Raveggi, Artista a Prato, che è il 29esimo della collana Artisti in Toscana, edita da Toscana Cultura in coedizione con Masso delle Fate Edizioni. Quindi un'occasione unica per avere anche notizie biografiche e critiche dei 70 artisti in mostra. Chi non ce la farà a venire a visitare la mostra potrà richiedere il volume direttamente all'Associazione Toscana Cultura o andare sul sito www.toscanacultura.com.
www.toscanacultura.it e troverà non solo il libro Artisti a Prato, ma anche gli altri 28 libri della collana. Contento d'essere di Prato, e se non fossi nato pratese vorrei non essere venuto al mondo. E dico questo non perché son pratese e voglio lisciar la bazza ai miei pratesi, ma perché penso che il solo difetto dei toscani sia quello di non essere tutti pratesi. O italiani grassi, che usate abbracciarvi l'un l'altro e prendere tutto in facile, veder tutto roseo, e tutto quel che fate lo gabellate per eroico e vi credete virtuosi e avete la bocca piena di libertà mal masticata e pensate tutti a un modo, sempre, e non v'accorgete d'essere pecore tosate. O italiani che non amate la verità e ne avete paura, che implorate la giustizia e non sognate se non privilegi, non invidiate se non abusi e prepotenze, e una cosa sola desiderate, essere padroni, poiché non sapete essere uomini liberi e giusti, ma o servi o padroni. Oh, poveri italiani che siete schiavi non soltanto di chi vi comanda, ma di chi vi serve e di voi stessi, che non perdete occasione alcuna di atteggiarvi a eroi e a martiri della libertà e piegate docilmente il collo alla boria, alla prepotenza, alla vigliaccheria dei vostri mille padroni. Imparate dunque dai toscani a ridere in faccia a tutti coloro che vi offendono e vi opprimono, a umiliarli con l'arguzia, il garbato disprezzo, la sfacciataggine allegra e aperta. Imparate dai toscani a farvi rispettare senza timor della legge. Imparate dai toscani a sputare in bocca ai potenti, ai re, agli imperatori, agli inquisitori, ai giudici, alle signorie, ai cortigiani d'ogni specie, come si è sempre fatto in Toscana e si fa tuttora. Imparate dai toscani che un uomo in bocca all'altro non si è mai visto, che un uomo vale un altro e anche meno. Imparate dai toscani che non c'è nulla di sacro a questo mondo, fuorché l'umano, e che l'anima di un uomo è uguale a quella di un altro. Imparate a rispondere alla malvagità coi colpi bassi, ai sospetti coi morsi alla gola, ai baci sulla guancia con le dita negli occhi.
Noi toscani, noi maledetti toscani.